Buongiorno agli autori della verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì, buon inizio di settimana a chi ci segue in diretta Facebook, a chi ci segue in diretta Twitter, a chi, beato lui, beata lei, ci seguiranno magari in differita, dopo qualche altra mezz'ora auspicabilmente abbondante di sonno. Per un inizio di settimana che vive su diversi temi. Molto spesso il lunedì i giornali apparecchiano un po' la tavola mediatica della settimana e oggi il menù è ricco. Per un verso, la verità tiene il punto e alimenta la campagna di informazione sul nocciolo etrusco, sul mondo renziano. Maurizio Belpietro risponde colpo su colpo a chi aveva criticato nel weekend, quando questa rubrica non va in onda, starei per dire approfittando del fatto che questa rubrica non va in onda. Sorrido naturalmente. Alcuni quotidiani, penso al direttore del giornale Alessandro Sallusti, avevano detto: Ah, ma come si spiegano queste campagne? E Belpietro lo spiega punto su punto, denunciando anche un doppio standard, un'attitudine al doppio binario, da parte dei media italiani, che non hanno timore di esporre particolari intimi, privati, quando si tratta di persone comuni, di cittadini indifesi, e invece indossano i guanti bianchi quando hanno a che fare con figure rilevanti del potere. Belpietro spiega tutto questo, peraltro oggi la verità con una serie di pezzi, quello di Camilla Conti e quello di Amadori e China, insiste, ne parleremo tra poco in apertura. Naturalmente il tema politico del giorno è la kermesse grillina che si è tenuta ieri e che è qualcosa di, come dire, a metà tra l'esoterismo e invece le interpretazioni che i cremlinologi facevano sulle cose segrete del Cremlino. Non si capisce niente perché non ci sono regole chiare, non ci sono risultati. Si capisce solo che tra qualche settimana toccherà a Vito Crimi comporre questo organo collegiale. Ma Madiba ci sarà o non ci sarà? È vero che ha preso più voti di tutti nel desiderio di essere ascoltato, o meglio, nel desiderio di ascoltarlo da parte degli utenti, ma è vero che però la direzione di marcia è opposta, è quella, diciamo, indicata da Luigi Di Maio. Ecco, queste sono le cose su cui ci si interroga. Invece pare che oggi, sveglia, 16 novembre, in base alle norme esistenti doveva essere il 20 ottobre il termine entro cui iniziava il cammino parlamentare della manovra, e invece oggi, 16 novembre, bontà sua, dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per licenziare una parvenza di versione definitiva di manovra, ma a questo punto, tra manovra così in ritardo e ben tre decreti ristori, la sensazione è che ci sarà un caos, un ingorgo parlamentare pazzesco e che tra Natale e Capodanno assisteremo alla solita scena, maxi emendamento più fiducia, e sotto questa frusta sarà un po' difficile parlare di collaborazione con l'opposizione. E invece c'è chi ne parla, e questo è l'ultimo tema che segnaliamo nel sommario. Goffredo Bettini prende carta e penna, cita il professor Revelli, cita da una parte e dall'altra, anzi più da una parte che dall'altra, e diciamo citare Revelli, cioè buttarsi molto a sinistra, non si capisce come sia il prodromo di un'apertura al centrodestra, ma Goffredo Bettini rilancia il suo appello a Forza Italia. Ormai siamo vicini al fidanzamento ufficiale. Invece non c'è fidanzamento ufficiale, ma c'è una telefonata molto, si intuisce, molto simpatetica, reciprocamente sintonica, tra Massimo Giannini e il ministro Roberto Speranza sulla stampa. E Giannini dice: Ah, questo è un ministro che è intellettualmente onesto, cioè, deve essere un omonimo del ministro che aveva portato in libreria un mesetto fa, salvo poi fare gli scatoloni e far sparire tutto, un libro trionfalistico sull'esperienza del Covid. Allora, immaginate queste menù sistemate sul ricco breakfast di stamattina, andiamo a vedere però come queste pietanze sono sistemate sulle prime dei quotidiani. La verità: soldi per Arcuri e l'Istituto Luce, alle piccole imprese solo schiaffi. Nella finanziaria non ci sono idee per il rilancio delle aziende fiaccate dal Covid, al contrario, risorse a pioggia per le partecipate, compresa la Netflix pubblica di Franceschini, da Invitalia 400 milioni per
per prendere l'ex Ilva. Vedremo tra poco gli altri contenuti della verità, anche con le interviste del lunedì che vanno sempre guardate. Corriere della Sera, neutro sulla manovra in arrivo, la misura, le misure per famiglie e aziende. Invece il Fatto Quotidiano dice che va tutto bene in casa 5 Stelle, quindi diciamo travaglio da una specie di, come dire, di digestivo, di, insomma, stavo per dire un'altra cosa, beh, insomma, diciamo di accompagnamento dolce ai lettori grillini, magari turbati dalle tensioni dei giorni scorsi, il titolo è 5 Stelle dalle botte alla tregua e Bonafede dice niente correnti. Vedremo che Bonafede è uno degli intervistati, ma attenzione però perché niente tregua, niente tregua, poi però volano gli schiaffi perché per un verso la Lombardi, sentita su Repubblica, per altro verso Crimi, sentito sul Corriere, aggrediscono abbastanza Di Battista. Il Giornale sull'emergenza economica, piano salva Natale, i commercianti sono i nuovi poveri. E poi ancora Il Tempo all'attacco dei grillini, il giorno dell'agonia grillina, Repubblica sulla, diciamo, evoluzione pentastellate, i 5 Stelle diventano un partito, questo è il ragionamento che poi viene sviluppato nell'editoriale oggi firmato da Claudio Tito, e infine La Stampa, ve lo preannunciavamo, su Speranza, le zone rosse funzioneranno, le regioni ci ringrazieranno, così. C'è sempre, diciamo, un esponente del governo, in genere Conte, oggi è Speranza, dice: ah, ci ringrazierete. Passeremo la vita a ringraziare il governo, dopo questi disastri vorranno anche una coppa, una medaglia, qualcosa del genere. Cominciamo come facciamo sempre con una vetrina della verità, oggi particolarmente ampia perché il numero del lunedì si raccomanda particolarmente. Intanto la sezione, diciamo, Renzi, se ne occupa Maurizio Belpietro, che intanto evoca una serie di storie, una sua precedente esperienza, direzione di un'altra testata, con il cronista Chiocci, ora valoroso direttore di ADN Cronos, che porta la foto del portavoce di Sircan Prodi, che diciamo, era impegnato in una, si intuiva dalla foto, si poteva intuire nella foto, in una specie, diciamo, di trattativa stradale, chiamiamola così, e dice Belpietro: io fui aggredito, ma dissi a una serie di direttori che obiettavano: ma scusate, voi avete pubblicato le foto di Cogni, gli schizzi di sangue, eccetera, e quello cosa aggiungeva alla cronaca? Questa era invece una notizia sul potere italiano. Fatta questa, diciamo, premessa sul passato, Belpietro arriva al presente. Quanto alla sostanza delle accuse, come nella vicenda del direttore delle foto, del direttore che pubblicò le foto della casa di Cogni, esse vengono magari da chi in passato ha difeso le inchieste sulle tendenze sessuali di un direttore considerato nemico di nome Dino Boffo. E le prime pagine dove la moglie di Silvio Berlusconi era definita velina ingrata e di lei si diceva che avesse un amante. Gossip, questo sì, che per di più nemmeno era inserito in un fascicolo giudiziario e la cui pubblicazione non aveva di sicuro alcun senso né aggiungeva nulla. Comunque stiano tranquilli i politici e i colleghi che oggi davanti alle notizie si scaldano. Nonostante le minacce, nonostante le lezioni di bon ton che ci vengono impartite, Amadori, Amendolara, Achina e tutta la redazione della Verità continueranno a fare il proprio mestiere senza padrini né padroni. Troveranno le notizie, comode o scomode, e le pubblicheranno. PS, caro Alessandro Sallusti, forse destinatario anche di alcune, diciamo, delle notazioni precedenti di Belpietro. Il viaggio costato 134.900 euro per andare poche ore in America e assecondare la propria vanità non è un affare privato, perché le fondazioni non servono per pagare i conti dei politici, ma per fare altro. E per questo godono di alcune esenzioni fiscali e normative, senza dire che poi i privati non sono benefattori che regalano il proprio denaro per consentire a Renzi di fare un viaggio negli USA. Quanto alle battute d'austeria sulle donne, anche io ne ho sentite tante, ma quella riguardante Maria Elena Boschi non è una battuta, è una frase sessista e volgare scritta nel diario di Alberto Bianchi, insieme ad altre che riguardano soldi, nomine, potere. Non è il maresciallo a trascrivere. È il presidente della Fondazione Open a scrivere, è l'amico di Renzi che oggi proprio con i suoi appunti è diventato il suo peggior nemico. Così Maurizio Belpietro. E se posso permettermi di aggiungere, i renziani hanno una tradizione di insurrezioni sulle agenzie, sui social, ogni volta che uno sfiora
Qualcuno ricorderà polemiche per una battuta innocente sul vestito del ministro Bellanova. Qui invece si dice donna in quanto troia e pare vada tutto bene, anzi, qualcuno la vuole fare passare come una cosa british e perfino elegante, gli stessi che insorgono in altri casi. La verità oggi prosegue la sua, ha ragione Belpietro, altro che non pubblicare, pubblicare, pubblicare. E oggi Camilla Conti racconta un altro retroscena assai significativo. L'avvocato Bianchi, ve lo ricordate, il master della fondazione Open, figure rilevanti e dominanti del renzismo imperante. Il nazareno di Open, Bianchi, voleva fare il legale di Fininvest. Nel 2016 l'indagato ne parlò a Lotti. Ci sta che io entri nel pool contro Vivendi? E chiese una telefonata a Berlusconi Junior. E questo è un dato interessante. Direte voi, ma incarico professionale per un avvocato? Beh, diciamo incarico professionale particolarmente significativo e molto orientato. E poi Amadori Iecchina su una operazione che a sua volta, come quella di Bianchi, non è andata in porto, ma pure questa significativa, i Chicago Boys al servizio di Renzi per creare l'Obama di Rignano. Gli economisti Zingales, Merlo e Guiso s'avvicinarono all'ex sindaco proponendo il modello americano di fundraising, ma inascoltati finirono per mollarlo come Carrai che deluso sbottò: mi sono rotto il. Immaginate che cosa si uppe in quella circostanza, Carrai. Cos'altro segnalare dalla prima della verità? Intanto due cose. Mario Giordano che evoca un cortocircuito che è esploso ieri, un'intervista a David Sassoli, dichiarazioni reiterate di Enrico Letta, dichiarazioni di Enrico Letta e pure di Paolo Gentiloni a un convegno della CGIL, presenti gli esponenti di CISL e UIL, per dire che numero uno, questo MES così com'è non va perché comunque gli stati non se ne fidano e non lo chiedono. Numero due, per dire che bisogna prendere in esame forme di annullamento del debito pubblico. E dice Mario Giordano, ma come? Avete fatto gli eurolirici, avete per mesi detto che era il Vangelo, non si toccava nulla, e ora la contraddizione c'è tutta. I competenti dell'UE si accorgono che il MES è inutile, esattamente come loro. E infine, quello che è il pezzo d'apertura della verità di oggi, firmato da chi vi parla, che mette insieme una serie di cose. Per un verso, l'assenza di misure strategiche nella legge di bilancio, nessun significativo taglio di tasse, l'assenza di misure pro ripresa, il fatto che anche il capitolo degli investimenti sia appeso alle lungaggini e alle incertezze del recovery fund. A questo punto non se ne parla a fine 21, le misure ridicole, in qualche caso offensive, di indennizzo e di ristoro, e invece, quindi, settore privato bastonate, e invece il modello Caracas, il settore pubblico che si allarga con lo Stato protagonista da tutte le parti. E ci sono due notizie che oggi stanno in apertura sulla verità. I milioni stanziati per trasformare l'Istituto Luce in una SPA. Avete capito bene, l'Istituto Luce, trasformarlo in una SPA sotto il controllo del MEF e poi con i diritti d'azionista esercitati dal Ministero della Cultura, quindi da Franceschini, per andare a creare la cosiddetta Netflix italiana. Quindi voi immaginatevi un pezzo di industria culturale nelle mani dello Stato, sotto il controllo di un paio di ministeri e con dirigenti nominati dalla mano pubblica, altro che editori privati, artisti, creatività. Qui c'è la creatività di Stato. E poi l'altra cosa, Ilva, 400 milioni stanziati, dice Bloomberg e riporta la verità in prima, per prendere il 50% dell'impianto di Taranto, ma si tratta di una somma, un cerotto che può servire a tirare avanti la baracca per 4-6 mesi, e sarà Arcuri a occuparsi pure di questo, nelle pause dei banchi a rotelle, dei vaccini. Praticamente è un potere dello Stato autonomo che, come se fosse un potere dello Stato autonomo, rivendica tutta una serie di questioni. Ma la verità mette in luce questa discrasia: settore privato bastonato, settore pubblico che si allarga e si ingrassa. Ma attenzione,
C'è solo il pezzo del direttore Belpietro, corredato da quelli di Camilla Conti e di Amadori Ichino. Non c'è solo il commento di Mario Giordano, non c'è solo il pezzo d'apertura che vi abbiamo citato, ci sono anche le interviste del lunedì. Federico Novella sente Giulio Tremonti, molto critico sulla strategia economica del governo, diciamo post-Covid, dice: questi ci offrono da bere, ma a spese nostre, a spese dei contribuenti. Alessandro Rico, che va a sentire, ve lo ricordate, Tommaso Cerno, firma dell'Espresso, poi senatore ex PD, che invece è critico sulla sostanza delle misure, diciamo, anti-lockdown. Di Francesco, che va a sentire Massimo Boldi, attore, figura familiare per i film di Natale, non solo quelli, critico su quello che il governo e per la verità anche l'Anica diretta da Francesco Rutelli stanno facendo o non stanno facendo, dice Boldi sulla crisi del cinema. E infine Stefano Filippi che sente Edward Pantin, che è un vaticanista americano assai critico sulla linea Bergoglio. Insomma, avete capito che ci sono tante tante ragioni oggi per guardare la verità. La manovra e il Consiglio dei Ministri di oggi, e se ne occupa il Corriere della Sera, pagina 2, con un pezzo di Claudia Voltattorni che anticipa alcuni dei contenuti, sgravi sul lavoro delle donne nella manovra da 40 miliardi, e poi un pezzo che diciamo, riflette questo, come lo vogliamo chiamare, vestito di Arlecchino, vogliamo essere più garbati, questo patchwork, questo insieme di toppe e di pezzi della manovra senza una visione e a dare una visione critica, intervistato da Giuliana Ferraino, è il capo degli imprenditori veneti che si chiama Enrico Carraro e che dice: sono misure senza una visione. Così il Corriere della Sera, pagina 2. La medesima critica, ma in questo caso è una critica, mi pare molto fondata, la verità lo racconta da una quindicina di giorni, quando abbiamo ripetutamente chiesto, poi altri diciamo hanno preso la cosa rigorosamente senza citare la fonte, che servirebbe semmai un'altra operazione da 100 miliardi come ordine di grandezza, ma naturalmente fatta diversamente da quella dei monopattini e dei bonus. La critica sulla mancanza di visione e su una assenza di consistente strategia pro crescita la fa anche Carlo Cottarelli sulla prima della stampa. Tanti ristori, poca crescita, forse si potrebbe correggere il titolo. Tanti decretini ristori, poco ristoro e pochissima crescita. Ma insomma, il tono è questo. Fa bene il giornale, che prima abbiamo criticato, allora facciamo anche, diciamo, in modo fair un elogio a dedicare le pagine 2 e 3 alla crisi del commercio. Ne scrive a pagina 2 Fabrizio Boschi: chiusi 270.000 locali di commercianti. Ricorderete che quella delle 270.000 chiusure entro l'anno era una previsione di Confcommercio pre, diciamo, seconda ondata. Ora Coldiretti ha aggiornato l'analisi e la dà come, diciamo, un dato che è in corso di realizzazione. Mentre a pagina 3 si fa riferimento a questa gaffe incredibile nel weekend del professor Galli, evidentemente non pago del suo debordare mediatico, non gli è parso vero di dire: ma i regali di Natale gli italiani li facciano su Amazon. Naturalmente Confcommercio non l'ha presa benissimo. E poi abbastanza curioso come, diciamo, chi ha le radici nel movimento studentesco sia ora improvvisamente, diciamo, lanciato a favore dei giganti online. Forse un filo conduttore c'è, la piccola impresa italiana. Non gli piaceva da ragazzino, forse inconsapevolmente, magari non gli piace troppo neanche adesso. Le cose politiche. Allora, vi dicevamo di Goffredo Bettini sul Corriere della Sera, che prende carta e penna, vedrete che è una cosa sulla quale domani i giornali torneranno per fare, insomma, ve lo ricordate, Champollion, quello che decrittò per primo i geroglifici, ecco. Ci saranno tanti piccoli champollion che andranno lì a vedere nelle pieghe del ragionamento di Bettini. Chiamare al governo le energie migliori, il segnale di Forza Italia va raccolto subito. Bettini la prende alla larga, citazione al professor Revelli, tutta una serie di cose un po' vaghe e sociologiche. Conclusione. Non si tratta di rinunciare ognuno alla propria identità, alle proprie ragioni, al proprio punto di vista sul paese.
Piuttosto si tratta, nella stretta di oggi, di praticare tutte le vie possibili per raccogliere con generosità i contributi delle forze politiche consapevoli e democratiche che sinceramente intendono dare una mano. E si tratta di superare ogni prudenza o valutazione di opportunità, comprensibile in altri momenti, per chiamare anche all'interno dell'esecutivo le energie migliori e necessarie per competenza e forza politica in grado di offrire insieme a Conte un punto di riferimento indiscusso all'Italia, alla Repubblica, così scosse e provate. E allora, qui immaginerete che una serie di personaggi di Forza Italia, ciascuno diciamo, potrà immaginare quali Maschietti e Femminucce oggi andranno in tintoria a portare, diciamo, un vestito scuro, a dare subito una sistemata, immaginando di essere chiamati al Quirinale per il giuramento. Questa è la sensazione. Ma no, si tratta di figure minori, invece, per stare sulle figure maggiori, povero Berlusconi, per una vita, diciamo, aggredito, massacrato, e secondo me dovrebbe essere il suo orgoglio quello, diciamo, che resterà sulle pagine dei libri di storia, ora costretto a sentirsi dire da Bettini le forze consapevoli e democratiche, cioè il linguaggio che i comunisti hanno sempre adottato nei confronti di chi faceva loro le stampelle, insomma, non cambiano mai nel linguaggio. Speriamo che davvero, speriamo che non troppi ci caschino, mettiamola così. Invece, gran telefonata fra Massimo Giannini e Roberto Speranza. Siamo in prima sulla stampa, poi diciamo la chiacchierata si distende a pagina 3. Speranza dice che il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni, è lunare discutere adesso del Natale, le regioni ci ringrazieranno. Il tono è sempre quello un po' del medico che dà la supposta al bambino e dice alla mamma: il bambino piangerà, ma gli farà tanto bene. È la suppostina di Speranza. Però la conclusione di Giannini è lussuosa per il ministro. Ognuno si può fare una propria idea di questo ministro della sanità, ma nessuno può dire che non sia politicamente e intellettualmente onesto. E con la stessa disarmante franchezza conclude i suoi ragionamenti con un pensiero sul Natale, virgolette, mia Speranza che parla. Capisco che le feste siano un momento importante per tutti gli italiani e vedo che molti anche nel governo si esercitano sul tema, ma diciamolo con chiarezza, a Natale mancano 40 giorni che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. La mia testa non è concentrata su quello che succederà tra un mese e mezzo, ma su quello che accadrà alla fine della settimana. Ecco. Per questo chiedo a tutti gli italiani di tenere i piedi ben piantati sulla terra. Noi non sappiamo dove tenga i piedi e la testa il ministro Speranza, sappiamo però che lui i piedi e la testa 30 giorni fa ce l'aveva a un libro trionfalistico, quindi che ora Giannini voglia, diciamo, fare trucco e parrucco per presentare Speranza come Robert Redford, francamente sembra un esercizio, diciamo, di zelo scarsamente efficace. Spostiamoci per gli ultimi 10 minuti, prima di un paio di segnalazioni conclusive sul Movimento 5 Stelle. Allora, qui dobbiamo fare una carrellata di pezzi per vedere come i diversi giornali presentano la questione. Questione che resta aperta, perché come dicevamo, ieri c'è stata questa sequenza di interventi, 5 minuti a testa, diciamo l'unico molto critico di Battista, gli altri un po' tutti, diciamo, a suonare sullo stesso spartito governista di Di Maio, però come poi finisca la partita non si capisce bene. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera: Di Maio, 5 Stelle ora pesi di più nel governo e Di Battista prova a dettare le condizioni. Ed è ancora Buzzi a firmare, oltre che la cronaca, pure il retroscena. Il ribelle guarda oltre il direttivo, ma i governisti lo vogliono dentro. Quindi il tema è: che facciamo? Coinvolgiamo Di Battista? È la vecchia storia che un presidente americano descrisse con una battuta feroce: è meglio avere uno dentro la tenda che fa la pipì fuori, o averlo fuori che fa la pipì dentro la tenda dove stanno gli altri. E diciamo, non contribuisce a svelenire il clima con una delle sue interviste infelicissime. Vito Crimi, lo sente Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. Alessandro, che non è Trocino ma Di Battista, in questo caso offende. Andiamo a vedere la frase che Di Battista
evidenzierà in giallo oggi e vedrete che seguirà diretta con la moglie, il bambino, tutto quanto, eccetera. Domanda Trogino, l'impressione che volevate neutralizzare Di Battista, del resto lui dice cose poco carine nei vostri confronti, io denigrato da chi si genufletta ai padroni, insomma Trogino agita il drappo rosso davanti a Crimi che ci casca subito, lo trovo molto offensivo nei confronti del movimento, non ci siamo mai genuflessi a nessuno e non mi risulta sia stato denigrato così. Il Corriere della Sera. Il fatto Di Maio Fico contro Di Battista che entrerà in segreteria. E attenzione perché qui il pezzo è firmato da De Carolis Zanca ed è un pezzo che segna, diciamo, una continuità. Vi ricordate quando Travaglio ha fatto degli editoriali per bastonare Di Battista, che pure era collaboratore del Fatto, dovevano portarlo in palma di mano, e invece nel momento in cui Di Battista è diventato critico nei confronti di Conte, il Fatto ha preso a sculacciare il suo collaboratore. E le sculacciate arrivano anche oggi. Ne esce ammaccato, scrivono gli autori dell'articolo, l'autoproclamato custode delle origini. Quindi già è diventato una specie di autoproclamato. Quando pubblicavano i reportage dal Centro America o dall'Iran, perché si è fatto questa doppia cosa, era una specie di cosa sacra, sembrava Hemingway di Roma Nord. Adesso è l'autoproclamato custode delle origini. Soprattutto dopo che il presidente della Camera Roberto Fico gli mette in conto cordate, correnti, strategia, acchiappa-like e personalismi e gli ricorda che chi ha usato strategie tipiche della vecchia politica non può invocare oggi la purezza. Quindi avete capito che il cuore del fatto non batte più per Dibba e a testimonianza del fatto che diciamo, il fatto sia ormai diventato doroteo e governista, c'è l'intervista a uno dei ministri imbullonati, e cioè Bonafede. Ora l'organo collegiale senza più un capo, basta personalismi. Vediamo come la mette Repubblica. Repubblica ha pezzo di cronaca, Emanuele Lauria, la sfida di Di Battista, tornerò in prima linea, ma resta in minoranza, e anche qui la bastonata che è affidata a un'intervista a Roberta Lombardi. Alessandro Egoista pensa ai suoi voti, non alla base. Forse però su Repubblica la cosa più interessante è la firma Annalisa Cuzzocrea, ora la resa dei conti, un mese di lavori e il vero nodo non è stato sciolto. Come sarà fatto questo fantomatico organo collegiale chiamato a guidare i 5 Stelle? Non si sa. Da quante persone sarà composto? Non è stato deciso. Con che metodo saranno votate? Il capo politico attuale vi farà sapere. Chi ne farà parte? Dipende. È tutto un grande boh il finale degli Stati Generali 5 Stelle. E poi la Cuzzocrea ci fa capire che l'ultima parola è di fatto a Crimi, quindi non si comprende bene. In termini di ulteriore retroscena analisi va citato Ilario Lombardo sulla stampa che vede un ruolo di Conte sempre più pronunciato, al di là del messaggio formale di saluto di ieri. Conte spinto verso la leadership, l'asse con Fico per il futuro 5 Stelle. Conte e Fico vengono vissuti come stabilizzatori, capaci di dare una prospettiva di sopravvivenza fuori dalle infinite tribolazioni di questi mesi, con una collocazione chiara che il presidente della Camera è l'unico a citare, proseguire con il centro-sinistra, come vuole Conte. È ancora presto per parlarne, dicono ai vertici 5 Stelle, ma è evidente che il destino politico del Premier dovrà incrociare quello del Movimento. Il capo del governo ha escluso di voler fondare un suo partito. Mettersi alla testa del 5 Stelle invece è un discorso che echeggia nei palazzi, ma servono i tempi adatti e le condizioni giuste. Traduzione, bisogna trovare una composizione con Di Maio che punta esattamente alla stessa partita. Va bene, abbiamo visto le cronache in retroscena, ci sono tre commenti che ci limitiamo a citare perché è tardi. Alessandro Sallusti sul Giornale e Franco Bechis sul Tempo, che sono molto critici, mentre Claudio Tito su Repubblica evoca, diciamo, questo tema della trasformazione in partito. Di Maio vuole il controllo per neutralizzare Conte, quindi vedete che Mauro guarda l'altra faccia della luna rispetto a Ilario Lombardo. Ilario Lombardo sulla stampa dice Conte fa, diciamo, la sua OPA.
Ezio Mauro dice: no, questa è la strategia di Di Maio proprio per evitare che sia poi Conte a fare la stessa cosa. Insomma, vogliono fare la medesima cosa, il punto è chi la fa, comando io o comandi tu. Questo sembra essere il non detto fra Conte e Di Maio. E scrive Mauro: l'obiettivo finale è portare il ministro degli esteri nel ruolo di capo delegazione grillino al governo. Nei prossimi mesi, per non sparire dal Parlamento, si cercherà un'alleanza per il voto del 2023. Qua e là si evoca anche il tema della collocazione europea. Oggi, nel grande giro dei grillini, che una settimana vengono dati dove stanno, cioè nei non iscritti nel gruppo misto, una settimana con i Verdi europei, una settimana perfino nel PPE, oggi è il giorno dei macronisti. Curioso perché deve essere un omonimo di Maio, di quello che andò a visitare i gilet gialli e adesso finirebbe nel gruppo di Macron. Pirouette spettacolari. Resta il tempo per due segnalazioni. Molto bello e coraggioso il pezzo di Pierluigi Battista, la sua rubrica sul Corriere della Sera, che fa l'elenco di una serie di assolti della politica. L'ultimo è Antonio Bassolino, da una sequenza di processi, ma lui cita tutta una serie di precedenti, evocando il fatto che quando sono stati avvisati, nel senso dell'avviso di garanzia, e rinviati a giudizio, paginoni, paginoni, e invece al giorno dell'assoluzione, due righe e via. Battista, particelle elementari sul Corriere della Sera. Mentre l'ultima segnalazione riguarda le elezioni americane. Praticamente nessuno spazio, ma voi potete supplire su Atlantico Quotidiano, dove ne scrive il direttore Federico Punzi, al fatto che alla marcia pacifica a Washington dei sostenitori pro Trump, alla fine vigliaccamente sono arrivati i cosiddetti antifa ad aggredire famiglie, persone anziane, ma in questo caso, siccome gli aggrediti sono trampiani, la cosa non sembra piacere molto. Come pure non ci sono approfondimenti significativi sulle dichiarazioni di Rudy Giuliani sui ricorsi, e francamente uno può pensare tutto quello che vuole, ma insomma, Giuliani si sta anche giocando una reputazione insomma, perché dovrebbe dire una serie di balle clamorose? Noi suggeriremmo cautela a tutti gli osservatori. Ripeto, la cosa più probabile è che il 20 gennaio il giuramento lo faccia Biden, ma quando Giuliani dice quelle cose, quando Mike Pompeo, già capo della CIA, segretario di Stato, dice ci sarà una transizione verso una seconda amministrazione Trump, insomma, non sono delle figurine così, sono delle figure pesanti della campagna Trump che asseverano invece una questione ancora in bilico. Non è detto che abbiano ragione, ma non è neanche detto che le loro posizioni debbano essere liquidate così facilmente. La sensazione è che nelle settimane che ci separano da metà dicembre e da metà gennaio ci sia da avere cautela. Cautela che invece non sembra avere Ezio Mauro nel suo, diciamo, esorcismo contro Trump. Trump è la realtà deformata. Abbiamo lasciato deperire la cifra di legittimità della nostra vita civile a tal punto che qualsiasi negazione dei risultati quotidiani dello scambio democratico continuo in cui viviamo è accolta con un pregiudizio positivo, come se contribuisse a svelare il grande inganno che ci avviluppa. Non abbiamo fatto la guardia alla democrazia, lasciandole estenuare sotto attacchi che solo pochi anni fa erano inconcepibili. Sono gli spiriti maligni di cui, vedete l'esorcismo, di cui parla Barack Obama nell'autobiografia che sta per uscire. La xenofobia dilagante, il disprezzo ostentato per la cultura, l'elogio dell'ignoranza, il complottismo, il negazionismo, il politicamente scorretto. Nessun paese è immune. Mentre ci stupiamo per la contestazione di Trump al voto, in Europa, Ungheria e Polonia minacciano il veto al recovery fund, se questo è vincolato al rispetto dello Stato di diritto, chiedendo in pratica all'UE il passaporto per diventare paesi autoritari. No, è un po' diverso. Il punto è capire se una locuzione che piace a tutti, Stato di diritto, sia invece usata come una frusta per bacchettare i governi se adottano delle misure sgradite a Bruxelles, per esempio in materia di giustizia, perfino quando ricalcano modelli istituzionali altrove accettati, come in Francia, dove il PM dipende dall'esecutivo, ma se lo fa la Francia è la loi, e se lo fa Orban è fascismo. Ma riprende Mauro: il voto dunque ha battuto il populismo, ma la strada è lunga, perché si tratta di restituire lo scettro alla democrazia, rendendola credibile anche per chi vive nella bolla di vetro della realtà parallela. Chissà chi
chi è che vive nella bolla di vetro della realtà parallela? Forse la sensazione è che in questa critica Ezio Mauro sia un po' autobiografico, anziché descrivere i connotati degli altri, finisce forse per descrivere i propri, non i suoi personali, ma quelli di un apparato di commentatori che tendono a descriversi come tolleranti e poi invece ad appiccicare agli altri tutti i cancri, no? L'elenco prima populisti, fascisti, eccetera. Ma se tu pensi che i tuoi avversari siano negatori in radice di qualunque possibilità democratica, neghi la possibilità stessa dell'alternanza del governo legittimo dell'altra parte. Vabbè, l'abbiamo fatta troppo lunga. Tempo finito. Noi ci risentiamo questa sera alle 19. Domani mattina alle 7 e l'invito è quello di passare in edicola a prendere la verità. E buon inizio di settimana a tutti.